Buonasera, riprendiamo la nostra trasmissione. L'avevamo promesso e abbiamo le telefonate in linea. Prima però una doverosa specifica sul caso del bambino di prima. Antonella ha detto 2 anni, ma è Dall'età di 2 anni. dall'età di 2 anni aveva l'alopecia, perché abbiamo dato l'altezza ai chili, 1,33 di 133 centimetri Ne ha 10 di anni. a 10 anni Sì. ora questo bambino, per cui Gli facciamo gli auguri, ecco, che ha un sacco di problemi. Ed ora la prima telefonata che viene da Foggia, mi dicono, adesso vedremo chi abbiamo in linea. Ricordiamo, prima di prendere la linea telefonica, che in questo caso il nostro telespettatore ci sta seguendo in streaming, www.telecolor.net, per chi non ha la possibilità di vederci con il segnale, quindi in questo caso stiamo parlando di Foggia, siamo a 800 km da qua, e ci si può seguire in internet, ripeto, su www.telecolor.net. Buonasera, con chi parliamo? Da Foggia l'abbiamo già scoperta. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Con Buonasera. chi abbiamo il piacere di parlare? Sono Benito, chiamo dalla provincia di Foggia. Benito da Foggia. Buonasera. Come ci ha scoperto? Vabbè, io seguo il dottor Mozzi da parecchio e ho comprato il suo libro, ho tentato anche di fare un po' la sua dieta. Purtroppo devo fare una correzione, io non sto davanti al televisore, perché ho provato a seguirvi in streaming, ma ci ho dovuto rinunciare visto le grosse difficoltà. Quindi adesso vi Purtroppo sto seguendo soltanto telefonicamente. le connessioni, Come? purtroppo le linee di connessione non sempre, non sono purtroppo responsabilità nostra, ma dei No, gestori capisco. che gestiscono internet e delle Perché si linee. collegano Purtroppo, in ma tanti. non solo in tanti che si collegano, ma poi dipende anche dal tipo di connessione che c'è. Non abbiamo ancora una tecnologia così sviluppata che ci permette Provi in futuro il canale 132, non so se riesci a garantire. Ho provato, mi hanno dato dalla regia il canale 184, ho provato, ma niente, nessun segnale. Comunque, Vabbè, non vi vedremo faccio di. perdere tempo, arrivo subito al Al dunque. dunque. Io purtroppo non ho seguito quindi la trasmissione fino adesso, perlomeno ho seguito molto saltellando. E niente, il problema era questo. Il problema del diabete, a quanto capisco dal dottor Mozzi, perché ripeto, leggendo il suo libro, io sono di gruppo zero e so bene, volevo un approfondimento. Da quando dice il dottor Mozzi, non dipende dal glutine in quanto tale, dipende però dai cereali in quanto tale. E mi chiedevo. Nel diabete di tipo 1, soprattutto quello che si sviluppa in giovane, giovanissima età, sicuramente dipende proprio dal glutine. Lì c'è proprio la distruzione che va verso la distruzione totale delle cellule dell'Ehlers. Poi invece il diabete di tipo 2 è praticamente causato anche dall'uso degli altri cereali, però qua in Italia gli altri cereali non sono usati così tanto, il riso non è usato così tanto come il frumento. Quindi, Capisco. se E una quindi la persona, domanda mia è, lei ha il diabete? diciamo che sì, cioè, perlomeno a digiuno la mattina, glicemia intorno ai 110-120. Ma assume dei farmaci? Per adesso no, sto cercando di fare la dieta Mozzi, questo è il problema. Ma allora, guardi, alla sera, quando si ha la tendenza, ha la fortuna poi di vivere in un posto dove c'è la grande possibilità di mangiare ortaggi, verdure e tanto pesce, lei alla sera è di gruppo zero, si mangia le verdure col pesce, la verdura con la carne ed è a posto. Quelle sere, come abbiamo detto prima, che una persona sgarra e pensa di andare perché ha una ricorrenza, una cena con gli amici, una cena con i familiari, prima di andare a letto si fa per le strade di Foggia una buona camminata di 2 o 3 km di passo rapido ed è a posto. Questa è anche la terra del grano Però duro, famoso grano duro. Ha sentito Piero? alla È sera anche la sì, terra del grano è la duro. terra del grano duro, la terra del pane, ottimo pugliese. E però non c'è santo che tenga. Lei quanti anni ha? 52. Se ha 52 anni, abbiamo già la tendenza a questa glicemia, ma lei fa la prova, poi decide cosa fare. Lei fa la prova, una sera mangia la carne o il pesce con le verdure e stop,
e, neanche il vino, e un'altra sera invece mangia un po' di pane o di pasta e vede come va il mattino dopo, scrive che cosa mangia e lascia decidere dal suo apparecchietto. C'è di buono il diabete, c'è di buono che è una malattia che io chiamo oggettiva, come la pressione alta, come l'ipertensione, sono come il colesterolo, come i trigliceridi, come sono patologie che sono quantificabili in modo preciso e corretto da strumenti. Non è come, tanto per dire, un mal di testa, un mal di schiena, una cosa del genere, una colite, è tutto lì. Io seguendo il suo libro, nel suo libro è scritto chiaramente quali sono gli alimenti da poter evitare. Sì, però deve stare attento, perché se lei che è di gruppo zero mangia grano saraceno, mangia quinoa e li mangia a cena, la glicemia non migliora per niente. Quindi io la quinoa di solito la mangio a cena, e volevo sapere appunto la soia invece, perché sto dirottando sulla soia, lei cosa dice a proposito di questo alimento e dei legumi in genere? Sì, ma poi dipende che tipo di glicemia uno ha, perché quando ci sono le persone che hanno delle glicemie elevate, che hanno la glicemia di base al mattino alta, che hanno l'emoglobina glicosilata alta, allora la sera i legumi è meglio sospenderli. Per cui magari è meglio. Ma la soia? Sì, la soia, soprattutto poi se la soia rossa, i cosiddetti azuchi, che in genere la soia tra tutti i legumi è quello che ha un proprio, se non addirittura non ce n'ha per niente, di componente amidacea, quindi dovrebbe essere che può andare discretamente bene. Ma lei fa le prove, lei si prenda la sua, ma quando si hanno le glicemie alte bisogna cambiare l'ottica e il ragionamento. Lei lasci decidere tutto dalla sua glicemia, si compri l'apparecchietto per misurare le glicemie, che tanto bene o male finché scampa, ce l'ho. E allora è a posto. Lei stasera che cena ha fatto? Non ha ancora cenato, però io ceno tardi. Non è un bel lavoro cenare tardi, perché poi se sta su fino alle 2 di notte può andare bene, però se lei cena alle 10 o alle 11 di sera e poi va a letto, addio. Ma di solito io adesso a cena, da quando ho comprato il suo libro, diciamo, faccio quinoa, faccio verdure, faccio... No, ma a cena, soprattutto se cena tardi, tanto se lei cena alle 7 o alle 8 e poi va a letto a mezzanotte, allora se la cava. Però se lei cena tardi alle 9, 9 e mezza, 10, 10 e mezza e oltre e mangia della quinoa la sera, al mattino c'ha la glicemia 110 o anche più. Provi e lasci decidere al suo apparecchietto. Sia così bravo. Buonasera, grazie a lei dell'attenzione. Grazie per aver chiamato. Devo dire che chi ha queste glicemie borderline, o meglio ancora chi ha il diabete, farebbe meglio anche a prendersi o a scaricarsi da internet le tabelle, quelle degli indici glicemici degli alimenti, dove troverà tutte le indicazioni. Così si sa esattamente, perché ad esempio quinoa è molto più basso di una farina di frumento. Sì, ma alla sera quando uno è meglio comunque togliere tutto. Anche quando le persone, guarda, si risolverebbe il diabete nel giro di 5-6 anni, sparirebbe praticamente il diabete. Proprio, sparirebbe. E nel giro di un anno verrebbe dimezzato. Specifichiamo, quando dici alla sera, significa nel che nel pasto serale principale del mezzogiorno invece è contemplato? Sì, uno che ha il diabete, mangia quinoa, poi dipende che tipo di diabete, mangia quinoa a pranzo, grano saraceno a pranzo, a meno che non sia gruppo B o gruppo AB, se la cava, sopravvive, le glicemie non si alzano tanto, anche perché poi se uno ha una discreta attività fisica lo smaltisce. Arriva prima di cena, la glicemia è perfetta. Però se una persona ha caratteristiche diabetiche, insomma, un po' che praticamente deve usare dei farmaci, degli ipoglicemizzanti, e peggio ancora se deve usare l'insulina, a cena proprio pesce, uova, legumi, pochi e niente, tante verdure e la carne adeguata. Con la carne, col pesce e le uova si guarisce dal diabete, più le verdure. Dottore, abbiamo un'altra telefonata. Sì. Buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, sono Roberto. Buonasera. Chiamo da Milano. Sì. Buonasera. Ci dica.
Buonasera dottor Mozzi, buonasera a tutti e grazie per aver preso la mia telefonata. Ho conosciuto il dottor Mozzi al mercatino di Monza l'ultima volta che è stato e gli ho presentato il caso di un bimbo. Volevo chiedere al dottor Mozzi se l'alimentazione dei genitori e della madre durante la gestazione a base di farinacei ricchi di glutine potrebbe avere influenzato, come dire, la presenza poi nella nascita di epilessia e di una malformazione dell'encefalo che ha determinato poi tutta una serie di problemi che adesso si stanno trascinando e si stanno più consolidando. Il problema è solo unicamente la crisi epilettica, le crisi epilettiche o c'è dell'altro? No, c'è molto altro, dottore. Il bambino purtroppo adesso ha quasi 5 anni, è nato il 10 di maggio del 2009, il gruppo 0 positivo, è alto 1,05 m e attualmente ha raggiunto il peso di 26 kg ed è in cura con cortisonici per bocca. Perché le crisi epilettiche sicuramente sono causate non dall'alimentazione che ha tenuto la madre in gravidanza, ma sono causate da uno stato di intossicazione proprio acuta in persone che hanno quella caratteristica. Ci sono altre persone che hanno dei forti, potenti mal di testa, chi ha degli attacchi di ansia tremendi, chi ha degli attacchi di panico. E invece per il danno a livello del sistema nervoso centrale sicuramente l'alimentazione materna può avere influito e decisamente proprio sullo svilupparsi di quella patologia a livello del sistema nervoso. Infatti attualmente presenta dei gravissimi ritardi. Voi genitori che gruppo avete del sangue? I genitori sono quello, i genitori zero. Tutti e due zero. Sì. E la mamma in gravidanza è stata bene, ha portato avanti bene la gravidanza, non ci sono stati problemi, soprattutto negli ultimi 3 mesi? Ma durante una morfologica. Non c'è stata gestosi, non c'è stato no, niente. No, non ci fu niente del genere, però le apnee respiratorie si sono manifestate fin dai primi giorni. E poi si è andato a consolidare questa. E il bambino è stato allattato? Purtroppo no. Dopo il primissimo periodo ha avuto un allattamento artificiale. Certamente anche se i danni al sistema nervoso centrale è più facile che abbia inciso l'alimentazione materna durante la gravidanza. E poi però che ci sia stato anche un aumento, diciamo, della gravità del caso dovuto anche all'uso del latte artificiale che deriva praticamente dal latte bovino e che contiene a sua volta maltodestrine, tutta una serie, amido di mais, magari tutta una serie di altre sostanze che possono aver contribuito allo sviluppo delle crisi epilettiche. E voi quanti anni avete? Ma io adesso sono mio fratello, io glielo indicai al mercatino, sto telefonando per loro perché davvero sono accorato rispetto alla situazione. Sì, adesso mi ricordo di lei. Sì. E quanti anni hanno i genitori di questo bambino? Ma lui è una quarantina, lei nella seconda trentina, diciamo, 36, 35, insomma. E lì sarebbe, se volessero intraprendere una nuova gravidanza, però devono sottoporsi proprio, soprattutto la mamma, a seguire un'alimentazione correttissima. Sì, ma infatti l'idea è proprio quello di convincere, instradarli tutti e due. È che a volte le persone sono spaventate, terrorizzate dall'esperienza di una gravidanza che ha portato alla nascita di un bambino con seri problemi, per cui poi magari i genitori non ne vogliono assolutamente più sapere di affrontare
una nuova... Chissà che gestione complicata poi, sì. Poverini. E niente, sicuramente credo che per lo sviluppo della patologia più grave, severa a livello del sistema nervoso centrale, l'alimentazione materna in gravidanza sia stata quella che ha dato l'apporto maggiore. Per le crisi epilettiche invece l'alimentazione, il latte artificiale e l'alimentazione sbagliata, l'uso di latte dopo lo svezzamento sicuramente... Ma in questo momento, per, almeno per determinare un calo del peso corporeo del bambino, che ha raggiunto i 26 kg, a me preoccupa un po', insomma. Beh, a parte quinoa, che è meglio aspettare ancora un po', arrivare fino ai due anni e mezzo. Adesso ha 5 anni il bambino. Ah beh, c'è 5 anni, sì, la può mangiare. Meglio usare quinoa, tutto al più un po' di riso. Ma se no, la carne giusta, il pesce giusto, le verdure giuste, un po' di legumi, la frutta poca ed essenziale, ma soprattutto carne, pesce, verdura, e secondo me dei miglioramenti si possono ottenere. Mm-hmm. E per bisognerebbe avere la possibilità di seguirle, ecco, queste persone... Certo. Ma per raggiungere non è un problema, l'importante è che i genitori abbiano voglia e buona volontà, perché a volte mi rendo conto che ci sono nonni, zii, parenti che vorrebbero aiutare, dare dei consigli alle persone, ai familiari che sono colpiti da queste patologie, però gli interessati non ne vogliono sapere assolutamente. Allora, loro si attendono un segnale, insomma. Va bene, comunque io sono raggiungibile, se lei abita nella zona di Monza, la quarta domenica del mese ci siamo, insomma, per casi come questi, sì, sono credo sempre molto disponibile. Ma un insomma, miglioramento non, potrebbe anche in queste condizioni, potrebbe avere un... Non amo illudere nessuno, Antonella, io dico, siete contenti dei risultati che avete ottenuto? Se siete contenti procedete così, se non siete contenti proviamo una strada nuova. Non, certo. non costa niente, certo. Non comporta terapie tremende, non comporta stravolgimenti di nessun tipo, si tratta invece che dargli certe cose, gli se ne danno altre. Quando è che a Monza la prossima volta? La quarta domenica del mese. Anche questa che è Pasqua? Dopo Pasqua? Dopo Pasqua. La Pasqua è la terza quest'anno. La quarta. Per cui cercherò di convincerli a venirla a trovare, li porto io. Sì, grazie, strapazzi i genitori si devono svegliare. Guardi, non... Vedete che livello di coscienza, quando è stato detto per la prima volta dal dottor Piero che certe malattie gravi dalla nascita, e lo abbiamo rimarcato anche per quelle malattie che richiedono cure staminali, ad esempio, possono avere una storia proprio nella scorretta alimentazione, magari fatta anche involontariamente, senza coscienza dalle madri nel momento della gravidanza, esatto, della gestazione. Ma fino a poco tempo fa non ci si potevano queste domande. Certo, non... Oggi siamo arrivati invece a un livello di attenzione maggiore, di consapevolezza maggiore proprio, grazie a Piero. Grazie, ma no, ma grazie, tanto è un processo, bene o male, l'umanità si è sempre divisa, secondo me, tra i tanti modi di divisione delle persone, delle genti, tra quelli che sono terribilmente curiosi, di quelli che non si accontentano mai delle prime risposte, a quelli invece che gli va bene tutto. Li mettono lì la torta fritta e mangiano la torta fritta, e in altro dice no, voglio vedere invece un'altra storia. Piero, abbiamo un'altra telefonata. Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto, buonasera. Buonasera, sono signora. Lella dalla provincia di Milano. Va bene, buonasera signora Lella. Buonasera. Senta, io soffro di tachicardie e estrasistole. Volevo sapere se col glutine c'entrano. Sì, certamente. Certamente che col glutine possono c'entrare. Non è che sia tanto... Lei che gruppo ha del sangue, signora? Zero positivo. Ma guardi, per le tachicardie e l'extrasistoli forse sono peggio il tè. Ah, il tè. Lo usa?
Sì, sì, ne uso il tè, lo uso. Ecco, lo butti via, lo lasci ai cinesi. L'unico modo che hanno di farsi del male i cinesi e i giapponesi sono quando bevono il tè. Ah. Più che il glutine è il tè e il caffè, guardi. Oltre agli alimenti che creano difficoltà digestive, perché le tachicardie, le aritmie, le extrasistoli, appunto, vengono quando ci sono dei problemi di carattere digestivo. Che comanda il ritmo cardiaco, sì, è lo stomaco. Ha quello. Ragione. Infatti poi mi viene da ruttare, da buttare fuori aria. E quando ha ruttato e buttato fuori l'aria, la tachicardia non c'è più. Perfetto, l'estrasistole passa. Mi spavento anche, oltretutto, guardi. E che colazione fa? Che colazione faccio? Il tè con i pavesini oppure delle pavesine biscottate? Tè, pavesini, fette biscottate, e dopo mezz'ora c'ha le tachicardie e l'extrasistole. Guardi, io la seguo da un po' di tempo, ho tentato di fare la sua dieta, però purtroppo ho dovuto smettere perché sono andata sottopeso, sono dimagrita nel giro di un mese 5 kg. Ma lei quanto è alta? 1,60. E quanto pesa? Adesso peso neanche 47 kg. Vabbè, se raggiungi 50 è perfetta. Ecco, però donne, dovete pensare di fare un po' di attività fisica, perché insomma, che porta sul peso, sì, non è il grasso, ecco, è la massa muscolare, anche perché il grasso non è detto che poi si va a posizionare in modo bello, armonico, su tutto il corpo. Magari ve lo potete trovare sulle gambe, sulle natiche, che vi fascia l'addome, e insomma... Esatto, ma se io adesso mi metto a fare attività fisica non dimagrisco ancora di più, scusi? Dipende, se fa il mezzo fondo sì, se si mette a fare i 10.000 metri dimagrisce, o se si mette a fare la marcia, ma se si mette a fare determinati sport che comportano, basta prendere un vogatore, tanto per dire, o appendere una sbarra, un trave, sì, se c'è un trave in casa, un soffitto, se non protestano chi le sta di sopra, non è un problema. Ma anche solamente facendo delle flessioni si aumenta tutta la massa muscolare, sviluppa in modo proprio armonico anche solamente con le flessioni, tutto, braccia, gambe, addome, torace, schiena. Ok, va bene. Senta, io... La ringrazio tantissimo. Guardi, oltre a questo ho anche altre malattie, vabbè, adesso non gliele sto a dire perché staremo al telefono troppo, devo lasciare spazio anche le altre persone. Ma lei, lei quanti anni ha, signora? Ne ho 58, ne ho. Va bene, ne ho 58, c'è mica da buttarsi giù da un campanile se ha 58 anni, signora. No, ho ragione. Mamma mia, adesso viene, pensi che fortunata è che lei è nata 58 anni fa, che non ha dovuto vivere sì, la condizione adesso di gioventù, di adesso in mezzo al caos delle città, ha vissuto un'infanzia sicuramente stupenda come tutti quelli nati negli anni 50. È vero. Ha ragione. Comunque allora tolgo il tè soprattutto perché ne bevo parecchio di tè. Brava, sì. Neanche il tè verde, niente, non si può. No. Ma lo lasci ai cinesi, guarda. E i pavesini che facciamo? Vuole stare proprio bene, a parte d'estate, sì, guardi, si faccia del brodo di manzo, di vitello, di pollo. Quando è fatto lo sgrassa per bene e se lo mette in un termos d'acciaio che tiene la temperatura calda bollente per 12 ore, quando ha sete lo beve. Va bene. No, non al mattino, si alza, beve una tazza d'acqua tiepida e corre al lavoro. Senza far colazione? Che lavoro fa, signora? No, io sono volontaria, adesso ho finito di lavorare, vado a fare del volontariato. Se ha finito di lavorare, chi le corre dietro? Basta, si alza, beve una tazza d'acqua tiepida e va a fare la volontaria, si porta dietro una scatoletta di cece tonno a metà mattino, quando è stanca per aver fatto volontariato, mangia cece tonno e sta bene. Va bene. Essere, sa che la sua... Ma lei non è che la segue tanto bene però la dieta, se ha continuato a bere il tè e i pavesini stiamo freschi. Ma è perché appunto sono dimagrita, mi sono spaventata. Ma allora tanto per tanto si prende i brutti e buoni, albume, ecco, zucchero e mandorle, se la cava meglio. Colgo l'occasione per pubblicizzare, cara signora, le nostre trasmissioni di cucina, dove le nostre rispettive figlie, mia figlia Nicole e la figlia del dottor Piero Mozzi, Esther, hanno cucinato insieme, già ne abbiamo mandate in onda e c'erano veramente dei piatti che lei potrebbe imitare e con qualche buona alternativa per le sue colazioni. Va bene. Premesso che l'acqua calda, l'acqua tiepida la mattina resta un obbligo.
penso, Ah sì, per, uno, per le persone del di gruppo dottor Mozzi, per tutti i gruppi zero. Per le persone di gruppo zero, guardi, meglio di una tazza d'acqua tiepida non c'è nulla. E poi andate e non vi preoccupate proprio del cibo, il vostro stomaco è calmo, tranquillo e può sopportare tutti gli sforzi di questo mondo. Tanti auguri, grazie. Auguri signora. C'era una prova, all'inizio, prima della pubblicità fatemi dire una cosa, all'inizio quando ci siamo conosciuti con Piero, e all'epoca c'era ancora la staffetta con Gianni Leani, non certo. So se ti ricordi, poi sì, c'è sì, stato sì. Tu, poi è ritornato Gianni, e ci fece fare, anzi l'inizio fu Marco Zigliani, ed erano Laboratori Salute, dove Piero non era l'unico ospite, quindi si contendeva gli spazi con gli altri intervistati, ma ci convinse tutti con una prova che vorrei che vi invitasse a rifare. Una era quella del mangiare le fette biscottate e sì, controllare, sì, sì. E l'altra? Dai Piero, in pubblicità, in dirittura d'arrivo. Cosa possono sperimentare i nostri amici da casa? Dopo mangiato. Dopo mangiato, a parte il discorso delle tachicardie e delle aritmie, ma proprio il catarro nel naso, il catarro in gola. Quelle ecco, tossette, che sono, vero, che arrivano sì, le tosse, dopo le tossettine. Più gli anni vanno avanti, e più i bronchi e i polmoni proprio non tollerano la presenza nello stomaco di determinate molecole, e arrivano la tosse, il catarro in gola, sì. Ma tante mezz'ora? Altre cose, ma anche poi proprio l'arrossamento delle mani, la sudorazione delle mani, insomma. Sono tutti i segnali quelli, tutti devono segnali, far scattare sì. Il campanello d'allarme, sì. Ma più bello è quello del mani, braccio sì. Disteso delle e la mani, mano delle mani, tesa. dei tremori alle mani, anche adesso ne vedremo delle belle, perché queste qua che sono l'anticamera del Parkinson, mamma mia. Il Parkinson sta andando alla grande in un modo incredibile. Fabrizio, stendi il braccio e facci vedere. Devo far da cavia. Se è vero che... Come i cosi, come... Allargare un po' le dita. Insomma, sì, sono abbastanza ferme. Meno no? Male. Però se sei a digiuno da un po' di tempo... Da mezzogiorno che non mangio. Sì, va bene. Ti vedremo dopo il panino, allora. O non lo se, la signora, se la signora che ci ha appena telefonato, che beve il tè, gruppo zero, dopo 10 minuti, un quarto d'ora che ha bevuto il tè, stende le mani, tremori ce le ha di brutto. Ecco, no, signora, ma adesso è la curiosa, prova la faccio... La facciamo tutti questa prova, guardate mangiata. Che diventa un'abitudine, è un controllo, semplicissimo ma un controllo. Vi aspettiamo tra qualche istante.